È con grande soddisfazione che questa pillola di Natale viene dedicata ad una nuova apertura, un ampliamento di una vecchia attività commerciale, addirittura una licenza numero 4 per i tabacchi degli anni 60 e anche prima. Insomma, adesso con Spesa Amica entriamo e andiamo a parlare con i protagonisti di questa nuova apertura. Venite con me. Antonello, grandissima soddisfazione oggi e soprattutto un ricordo che va agli anni 60, perché questa è un'attività di tanti anni fa. Tanti anni fa, sì, dal 65. Fondata e gestita dai tuoi genitori? Genitori, sì. Poi c'è stato poi un lasso di tempo nel quale hai anche lavorato tu? Sì, anch'io. E poi adesso siamo presenti. Presenti con Domenico che ha continuato e quindi ha investito. Attività, sì. Quindi ci ricordiamo precisamente che anni negli anni 60? Sì, negli anni dopo il 65 più o meno. Sempre qui in via Mezzacapo. Via Mezzacapo. Allora, abbiamo raggiunto Domenico Camarano per parlare di questa nuova apertura. Diciamo che è un'evoluzione di quella che è l'attività che da tanti anni è presente in via Mezzacapo, qui a Sala Consilini. Sì, infatti, come quanto stavamo parlando io e te, l'attività parte intorno agli anni 60, quindi avviata da mia madre. Nel tempo quindi abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo, negli ultimi anni ho cercato quindi di dare un volto diciamo più grande quindi all'attività, e questo credo che era un sogno di mia madre. Io adesso lo hai realizzato. Scusatemi. La soddisfazione c'è, cioè, anche la commozione, perché continuare su quella scia sinceramente fa anche piacere. Senza dubbio, lei sarebbe stata contentissima. Anche mio fratello, lui purtroppo ha avuto per vari problemi, quindi non ha potuto continuare questa attività. Io ho cercato quindi di portare a termine quello che avevano iniziato loro tanti anni fa. Ho cercato quindi anche di dare maggiore risalto quindi a via Mezzacapo, perché sono cresciuto qua, quindi sono nato c'è qua. Sempre il cuore, c'è sempre il cuore, sì. E tu ti sei legato ad un nome prestigioso come quello di Spesa Amica? Sì, Spesa Amica è un marchio quindi del gruppo CDC di Sanza, della famiglia Curcio. Infatti colgo l'occasione quindi per ringraziarli, perché in questo periodo mi sono stati molto vicini. Ringrazio anche quindi il gruppo Pama. Abbiamo dovuto fare i salti mortali, però alla fine ci siamo riusciti, sì. Infatti siamo, nonostante tutto, alla fine siamo un po' stanchi, perché poi comunque siamo è un'attività familiare, quindi io insieme, quindi infatti ringrazio anche le ragazze, mia moglie, tutti quelli là che mi conoscono hanno cercato di darmi una mano, quindi, e li ringrazio veramente col cuore. E noi vediamo vicino alla tabella addirittura rivenditore numero 4 di tabacchi, che significa è un evento anche, ecco, che ci riporta al passato. Sì, noi parliamo quindi la licenza, parliamo del molto è antica, parliamo degli anni 30, quindi quando è stata rilasciata quindi la licenza, che era di una zia di mia madre, e quindi diciamo siamo da anni 30, sono più di 70 anni quindi che abbiamo la licenza di tabacchi. Allora, in via Mezzacapo, Spesa Amica vi aspetta Mimmo per gli amici con questa nuova apertura. Facciamo gli auguri a tutti, visto che siamo, ecco, nel periodo giusto. Senza dubbio, allora colgo l'occasione quindi per augurare a tutti quanti un felice Natale, un prospero Natale e un anno nuovo, quindi allora che sia, quindi che porti soprattutto, credo che sia fondamentale quindi la salute, il resto quindi viene dopo. Noi vi aspettiamo perché siamo sempre qui noi. Scusa Gigi, c'era una particolarità quindi che ci ha contraddistinto quindi per tutti questi anni. Noi, è vero, quindi la nostra attività commerciale non si riduce a solo buongiorno quindi e buonasera. Questa era sempre quindi una prerogativa quindi di mia madre. Noi siamo sempre disponibili quindi a fare qualche chiacchiera, quindi avevamo questa particolarità, la gente
quando aveva qualche problema, quindi mi confidavamo quindi abbiamo sempre stretto quindi un legame particolare con i clienti, quindi siamo sempre disponibili. Ci piace questa cosa, quindi di quanto il cliente viene e parla, quindi con, ovviamente, quindi giustamente nei limiti, però siamo sempre disponibili su questo.